Guarda che bella! Hai visto questo? È stupendo! Quadro di Picasso! Picasso. Ma che mi macchia anche a me, amico. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video. Io sono Gianmarco e lei è... Barbie! Peritopia! Mermaidia! Barbie plastica! Eccomi qua! Oggi sono qua nell'ufficio di Nicole. Oggi sono qua nell'ufficio di Nicole per fare la Pizza Challenge! Che ti giuro è una roba che esce fuori dal 2016. E io non conoscevo, ho detto ma facciamo sta roba. Poi gli ho detto ma scusa, cosa dobbiamo fare? Ma sai chi? Non lo so neanche io. L'avevo fatta 100 anni fa e ho visto che recentemente è ritornato tipo in hype. Me l'hanno chiesto tutti quanti. Ho detto aspettava che la faccio con la Nicole. Però le robe più schifide è sempre con me comunque, cioè, sì, no? Allora, dice, questa roba domani qua. Miami. No, domani pizza challenge. Comunque, cos'è la pizza challenge? Non lo so, spiegalo. Quindi l'ho inventata. Cioè, non ho voluto guardare i video degli altri. Top, mi piace. Io ho comprato vari ingredientopoli e strumentopoli. Che si va dalla Nutella, le mangine, pomodori secchi. Certo, le cebolas. La fruttina. Abbiamo il tonno e il pecorelle. Abbiamo il prosciutto. Ma che buono. Venite nella nostra gastronomia. Abbiamo di tutto. E poi qui ho una box dello shop di Nicole Pussy Power, Nicole P Cosmetics. Però non contiene roba makeup. No. All'interno del fiocchetto, che bel fiocchetto. Oh. Cosa c'è? 100 euro. No, ci sono dei biglietti. Bigliettini! Con Ariana Grande. Bigliettini! C'è Nicole P che vi guarda così e vi dice: cosa vuoi pescare? Oh! Uno è caduto. E se volete dare una sbirciata, c'è scritto avocado. Ma non è che sarà la sorte a decidere che ingrediente andrà nella nostra pizza. No, sarà la nostra intelligenza. Funziona in questa maniera. Ognuno di noi verrà sottoposto ad una domanda del quizzatore a turno. Se risponderà in maniera corretta, pescherai un bigliettino e quell'ingrediente lo dovrà mettere il tuo avversario nella sua pizza. L'obiettivo è cercare di avere meno ingredienti qua dentro. Attenzione perché potrei pescare un prodotto osceno o un prodotto schifoso. Osceno vuol dire di Shane? Io gli ingredienti che più temo sono le mentine, forse la cipolla. Ah, posso dirti quello che mi fa più volta stomaco e penso che non riuscirei mai a mangiarla? Beh, la mangi però. Tonno e piselli? No, non ce la faccio. Beh, se ti capita la mangi però, E quindi io direi di partire! Sigla! Para-para-para-para-para-para-pa-pa. Pizza challenge! È molto buona! Allora, vai, sasso, carta e forbice. 3, 2, 1. Pratata! Via! Non ci credo! La prima domanda è per Nicole. Quale presidente degli Stati Uniti si trovò invischiato nel famoso scandalo Watergate? Carter, Ford, Kennedy, Nixon, vabbè, Ford. E la risposta corretta è Nixon. Vado. Poi che te lo leggo io. Vai. Il suo ingrediente speciale è le codette. Mi piacciono queste. Mamma che meraviglia. Ma tu devi distribuirla per tutta la pizza patatona. Ah. Lo so, c'è a dire una roba, raga. La sfida l'ho messa inventata adesso, quindi c'è un po' un problema comunque di fondo. Pensavo che ogni fetta avesse un gusto. No, cosa ti mangi dopo ogni fetta? Guardate che bella pizza colorata. Che bella, però posso dirti. Mi piace. Molto bella. Ah, sai cosa facciamo? Ancora un'altra regola. No. La posa per il video. Perché ti è partito il triceratopo così? Facciamo la pausa. Ho le lacrime. Aspetta. Posso far finta che sto piangendo? Vabbè, non la facciamo più la pausa. Stai calma. Bene. Guardate che bella pizza colorata. Che bella, però posso dirti. La domanda è: qual è il fiume più lungo del Sud America? Tamigi, Rio dell'Amazzoni, Mississippi, Gange o Gange? No, è Gange, Nicole. Rio dell'Amazzoni. È giusta. Ah, come si? Però becchi te. Una bella sbrodulè di avocado. Me gusta. Guarda che bella avocadura. Fammi sentire la profuma. Ma raga, è un budino
Bello. Domanda per Barbie Feritepi. La domanda è: chi usa il succhiello, il fabbro, l'idraulico, il giardiniere, il falegname? Vuol dire che succhia. Quindi il falegname succhia? Deve... Beh. Succhia falegname? Non si sa. Però secondo me è l'idraulico. Dice l'idraulico? Sì. E la risposta è sbagliata! Era un falegname. Ma guarda tu com'è, Lu! Sto vincendo. Ma dai. Prego, proceda al terzo ingrediente, signora madama. Ma due maroni. Cos'hai pescato? Cipolla. Abbiamo la cipollata secca. Boh, mamma! Come no, bella basta, basta, che dopo devo baciare anche Marco. Allora, madama, proceda. Vada. È semplice la sua. Allora saltala se è semplice. No, magari tu non la sai. Qual è il nome di questo atleta? Giuro non so chi sia. Oh, almeno. Ma chi l'ha mai visto questo? No, io l'ho visto questo. Ma è quello che è insieme a Shakira? È Piqué. Guarda la canzone! Kerry! Può venire fuori pomodori secchi, grana. Beh, è bello, io spero di prendere i pomodori secchi, ti giuro. È buonissimo il curry, mi sembra di essere in Egitto. Vada. Guarda che bella pizzocchera che si è fatta la signora. Che schifo. Bellissima. Allora, domanda per Barbie Feritopia. Vabbè, non la sa. 1000 per 1000. Quale città è stata bombardata il 6 agosto 1945? Ma no, ma lo sai? Dresda, Saigon, Hiroshima, New York. Quello schifosissimo film di Oppenheimer. Allora, Hiroshima. E la risposta corretta è Hiroshima! Pum pum pum! Raga, gliel'ho fatta vincere. Se secondo me non lo diceva. No, proprio non dicevo. Beh, Hiroshima mi è venuto in mente. 45. No, non lo dicevo, non ascolto le date. Pesto. Ma te lo metto io. Però posso dirvi? No, ma è buona la pizza al pesto. No, io vorrei pizza al pesto e se possibile i pomodori secchi. Bella. Ma lei fa la pizzaiola? Assolutamente. Guarda che bella! Hai visto questo? È stupenda! È un quadro di... Picasso! Che alimento si produce sbattendo la panna in una zangola? Burro, senape, miele, vino. Burro. Vado? Sì, vada. No, ma che genio! No. Lei pensa che io guardo le domande, ma non posso vederle. Sì, crudo! Oh, che buono! Crudo! È andata bene, dai! Yeah. Che buono, lo vorrei! Wow! Di questi fiumi, quale non è anche il nome di un paese? Ok. Niger, Gambia, Limpopo. Limpopo. Corretta! E viva Limpopo! Limpopo! Bravissima amica! Speriamo le mentine! Mamma, io mi auguro che siano i pomodori secchi. Nutella! Ah, proprio così! Mamma, va che bella culata! Che bella colata, lavica! Guarda che bel prodotto! Il ghiottone appartiene alla famiglia di quale tipo di animale? Lupo, scoiattolo, ermellino, volpe. Scoiattolo. No! Cos'era? Ermellino! No, me lo sentivo che era un po' un ermi. Ti prego, vabbè, tanto ormai è rovinato. Mentine! Posso dire un po' Pinterest anche? Penso. Poi mi piace perché adesso, avendo la Nutella e il pesto, si fissano. Quale serie TV aveva come sigla I'll Be There For You, dei Rembrandt, i Jefferson, Friends, i Robinson, il mio amico Arno? Friends, quello che è I'll Be There For You. È corretta! Grana. Lo odio. Mamma mia, ma che io non credo. Io non credo. Il grana è pazzesco. No. Fluff. Così? Dopo mangerai quel pezzo, eh? No. Quale tra le seguenti preghiere è stata recitata da Gesù e riportata nel Vangelo? Padre nostro, salve regina, ave Maria, credo. Beh, la... Padre nostro. Padre nostro? Vai. È giusto. Pomodori secchi. Ma che buoni. Te lo giuro. Mi sono tipo da casa di mio nonno. Non lo so, è una roba che non va bene. No, proprio non li sopporto, non so perché, non mi piacciono. A me piacciono un sacco, ti giuro, intanto li taglio e li metto nella pasta. Attenzione, madame. Quale dei seguenti costruttori ha vinto più gare di Formula 1 degli altri? Lodo. Cooper, ma non lo so. Cooper, la risposta è sbagliata, era McLaren. Piselli e tonno. La bella pisellata. Vada con la stunetta.
lunga conservazione. Ma qua c'è pomodoro, ma nell'immagine non c'è. Beh, sta bene con gli altri ingredienti. Si abbina bene. Beh, io basta, con il pomodoro secco. Che non mi viene da vomitare, non la mangerò mai sta pizza. Quale mestiere svolgete se state usando un ventilabro o ventilabro? Contadino, meccanico, orafo, muratore, ventilabro. Sbagliato! E di conseguenza l'ultimo biglietto che rimane è... pizza! Sì, raga, abbiamo fatto un colpo di scena, c'è pizza su pizza. Pizza nella pizza, pizza nella pizza. Così. È una pizza inception. Pizza nella pizza. Io procedo con una sfruttata. Una bella sfruttaria. Blu 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 blu. Mamma mia. Metto un po' di meloni così. Così. Raga, questa è il nostro risultato. Quindi direi di procedere al taste test. Basta così. Va bene. Dobbiamo ancora cenare noi. Quindi a me va bene mangiarla, perché tanto ho fame. Ma guarda, ma non tutta è. Ma tu stai scherzando? Io faccio un assaggio di un morso, ah, eh. Ok. Che schifo. Buon appetito. Pluck. Ok. Posso andare un attimo in bagno? Mamma mia, mamma mia. No, tipo al cipolle, il curry. Stiamo facendo schiuma. Volevo arrivare alla fine della challenge, ma è impossibile. È una roba abominevole. No, ma la cipolla e il curry, se mi facciamo tipo una schiuma in bocca. Una roba, guarda, un rigurgito. No, qua è la Nutella insieme al... al pesto. Al pesto. Guarda che è una cosa veramente avvolta a stomaco, non pensavo. Non posso dirti. Abbiamo guadagnato una vera pizzettina. Sì, questa guarda che bella. Beh, a parte che anche questa è più o meno. Ma col tuo mangiare questa qua con lo sboccamento sopra? Ma che schifo. Questa qua ce la dividiamo, sarà la nostra cena, raga. No, andiamo a mangiare. Sì, io non sono una skinny legend. Raga, questo è tutto quanto per oggi per la nostra pizza challenge. Fateci sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Se vorreste provare la pizza di Nicole o la pizza di Ken. Fateci sapere nei commenti. Non dimenticatevi di mettere un pollice in su, di dare un'occhiata al canale di Nicole, perché ci sono dei pagliacciamenti e dei gossip pesanti. Mamma, secondo me siamo stati cancellati, è raga. È un bel gossip. Più di uno e belli pesanti, secondo me saranno dei gran casini. Ma nel frattempo ci vediamo nel prossimo video. Bacione. Bye. Ciao. E tic tac tereda, il nostro ballo è proprio bello. E tic tac pipurra.